scuola e l'università hanno senso pieno solo in relazione alla formazione della persona. Ancora di più le istituzioni educative cattoliche hanno la missione di offrire orizzonti aperti alla trascendenza. Il vero educatore è come un padre e una madre che trasmette una vita capace di futuro. Per avere questa tempra occorre mettersi in ascolto dei giovani. Il dialogo, infatti, educa quando la persona si relaziona con rispetto, stima, sincerità di ascolto e si esprime con autenticità, senza offuscare o mitigare la propria identità nutrita dall'ispirazione evangelica.